Ciao a tutti, oggi vi mostro come preparare un pane fatto in casa davvero facilissimo. Si tratta di un pane senza impasto. Ho avuto questa ricetta da una mia carissima amica e ho voluto provarlo assolutamente. Gli ingredienti sono: in una ciotola ho già messo la farina, io sto usando una farina di tipo 00, a cui vado ad aggiungere la semola di grano duro rimacinata. A questo punto aggiungo un cucchiaino di lievito di birra disidratato, amalgamo un pochino e dopo aggiungo un cucchiaino raso di sale. A questo punto posso andare ad aggiungere l'acqua, che deve essere tiepido calda, in modo tale che il lievito andrà a sciogliersi. E inizio ad amalgamare. Aggiungo tutta l'acqua e procedo così, amalgamando con l'aiuto di un cucchiaio. Questo pane è semplicissimo perché non c'è bisogno di impastare con le mani. Raggruppo tutti gli ingredienti, mescolo, amalgamo con il cucchiaio e voilà, il gioco è fatto, l'impasto è praticamente pronto. Semplicissimo. A questo punto lo ricopro con una pellicola e lo lascio lievitare in forno spento con la luce accesa per 7-8 ore, dipende dal tempo che avete. Dopo 8 ore, guardate che meraviglia, l'impasto è lievitato benissimo. E adesso ci possiamo trasferire su un piano da lavoro infarinato. Se vi risulta troppo appiccicoso, non vi preoccupate perché è normale, deve essere così. A questo punto possiamo andare a formare una palla e andiamo a ripiegare le estremità verso il centro. In questo modo inglobiamo anche aria. È un passaggio che richiede un po' più di tempo, ma 5 minuti e la guardate che bel panetto. Adesso lo metterò su una carta da forno all'interno di una pentola d'acciaio, oppure se ce l'avete potete utilizzare le pentole, quelle lì che vanno in forno. Io non ce l'avevo e sto utilizzando una pentola classica d'acciaio. Ho tolto sia il manico le parti in plastica e lascio lievitare in forno. Dopo un'ora, guardate che meraviglia, possiamo andare ad infornare in forno caldo a 250 gradi per 40 minuti con coperchio. Dopodiché tolgo il coperchio, togliete il coperchio e lasciate cuocere per altri 15 minuti in modo tale che si formi una bella crosticina al di sopra. E voilà ragazzi, ve l'ho anche diviso a metà per mostrarvelo bene all'interno. Guardate che meraviglia, è venuto benissimo, vi assicuro che è semplicissimo e squisito. Vi consiglio di provarlo, guardate quanto è bello. E niente ragazzi, io spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se provate a farla, mi raccomando, scrivetemi tutto nei commenti oppure taggatemi in Instagram con le vostre foto. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!